Quando scoprì la radioattività, Becquerel pensò che l'emissione fosse costante. Ma con una osservazione più attenta, gli scienziati compresero che l'intensità della radiazione diminuiva gradualmente dopo un certo periodo di tempo. Analizziamo un campione di gas radon 212 e cerchiamo di capire come e perché ciò accada. Quando il radon 212 emette una particella alfa, il decadimento porta al polonio 208. Nel tempo di 24 minuti, la metà dei nuclei di radon 212 subisce il decadimento radioattivo. Ogni nucleo emette una particella alfa, trasformandosi in polonio 208. Nei 24 minuti successivi decade la metà dei nuclei di radon 212 rimanenti, e così via. In altre parole, in ogni periodo di tempo di 24 minuti, a subire il decadimento radioattivo è sempre la metà del radon 212 residuo. Per questa ragione si dice che l'emivita, o tempo di dimezzamento del radon 212, è di 24 minuti. Il grafico mostra che con il passare del tempo l'attività diminuisce. In ogni intervallo di 24 minuti la quantità delle radiazioni emesse dal campione si dimezza. L'emivita è univoca per ciascun elemento radioattivo e può variare da una frazione di secondo a miliardi di anni. Ma rimane ancora un grande mistero.